Una battaglia di nervi, cominciata sotto il sole della Planargia e terminata sotto la luce dei riflettori del Campo Italia. Alla fine perde chi sbaglia per primo, e stavolta non c'è una seconda chance. Il Genoa fallisce il calcio di rigore decisivo e l'Olbia alza al cielo il trofeo allievi della terza edizione del Città di Bosa. È stata una finalissima degna di questo nome, vibrante, emozionante sino all'ultimo, nonostante le reti inviolate sino alla lotteria dei tiri da dischetto. Non sono mancati momenti di tensione, ma quando in palio c'è una coppa, la tensione sale e vince chi dimostra maggiore freddezza. Pippo Serri rimanda in campo Valeri, Farina, Ucrazza, Lobrano, Varruccio, Abuzzi, Mulas, Malesa, Bonicelli, Sassu e Senes. In panchina, Budroni, Nughedu, Arvai, Casu, Frau, Soggiu, Gaspa e Piccinno. Il Genoa, guidato da Fabio Barabino, gioca con Pinna, Mangano, Vavalà, Vellosi, Di Meo, Monteleone, Talloru, Pala, Bruno, Marras e Pastore. A disposizione Macciò, Perasso e Marielli. Le prime insidie nascono sui tiri da fermo. Ci prova Varruccio dalla distanza. La risposta di Pinna è superlativa. Dall'altra parte la conclusione di Pala si infrange sulla barriera. Sul secondo tentativo la sfera scheggia il palo, alla sinistra di Valeri. Al quattordicesimo bello scambio a velocità dei bianchi, che vanno al tiro con Sassu. Parata a terra del portiere. Il Genoa sfiora il vantaggio con uno spunto sulla destra. Sul corso in aria, Bruno trova la porta sbarrata dall'estremo difensore olbiese. Contatto dubbio nell'area gallurese, poco più tardi, quando Marras cade a contatto con un difensore. L'arbitro lascia proseguire. Una distrazione della difesa rischia di costare a cadere su blu, poco dopo. Nessuno ne approfitta. Nella ripresa il Genoa parte subito all'attacco, alla ricerca della rete. Prima ci prova Pala con un fendente che mette i brividi al numero 1 olbiese. Quindi è Marras con il solito sinistro a impegnare severamente Valeri. Un'altra bordata da lontano cerca di sorprendere inutilmente il portiere dei bianchi. Sul calcio piazzato Varruccio tenta il colpo a effetto. A Pala finisce di poco sopra la traversa. Ancora Genoa in avanti con il mancino di Marras. La difesa respinge, sulla ribattuta Bruno calcia alle stelle da ottima posizione. Si va ai supplementari e la stanchezza comincia a farsi sentire. Vellosi, già munito, interviene duramente su un avversario. Il direttore di gara lo manda anzitempo negli spogliatoi, tra le proteste dei liguri e qualche cenno di nervosismo. Nell'ultimo episodio dei tempi regolamentari si va ai calci di rigore, con le tribune del Campo Italia stipate all'inverosimile, dai sostenitori divisi equamente dal tifo per le due squadre. Segnano nell'ordine Gaspa, Di Meo, Casu, no, non sbaglia più, ho già visto. Monteleone, Bonicelli, Pastore, Urrazza, Pala, tutti i rigoristi, Senes mette dentro il quinto, mentre Marras calcia fuori l'ultimo. E fa esplodere di gioia i bianchi dell'Olbia e la tribuna dei sostenitori è corsa a sostenerli. La coppa resta in un porto saldo. L'altro giorno l'ha tirato la sabbia a terra, uguale dentro.